grazie di essere qui presenti. Siete pregati di prendere posto. Sta per iniziare lo spettacolo più famoso a livello nazionale e più frizzante dell'estate. L'Associazione Eventi Arte e Spettacoli presenta Miss Sud e Ragazze in Jeans, il concorso di bellezza più seguito nel mondo dell'alta moda e dello spettacolo. Il patron di Miss Sud, Gino Stabile, ringrazia l'amministrazione comunale per averci dato fiducia e ospitalità dopo il grande successo ottenuto negli scorsi anni. Seguiteci sui nostri canali social per rimanere aggiornati e lasciate un like alle nostre pagine Facebook e Instagram. Questa sera, a condurre la kermesse, sarà la showgirl Sofia Bruscoli. Accogliamola con un grande applauso. Rieccomi, sono sempre io, ma dopo il filmato, dopo l'RVM, siamo ancora all'anfiteatro comunale Pino Daniele, che questa sera ospiterà una delle tappe di Miss Sud e Ragazza in Jeans, la seconda tappa di questo tour 2023. Insomma, sarà una serata all'insegna della bellezza e del divertimento, ma anche delle emozioni. Vedremo tante Miss sfilare su questa passerella. Ci saranno dei momenti dedicati alla musica e alla comicità e poi tante emozioni, perché sono giovanissime, bellissime, emozionatissime. Ma prima di entrare nel vivo della serata, dell'evento, voglio ringraziare coloro che hanno reso possibile tutto ciò e quindi un forte applauso per l'amministrazione comunale di Baronissi ed in particolar modo al sindaco Gianfranco Valiante, all'assessore allo spettacolo Giuseppe Giordano e all'assessore all'ambiente Alfonso Farina. Grazie per aver organizzato questa splendida serata. E poi un ringraziamento a loro, ai nostri sponsor di questo tour di Miss Sud e Ragazza in Jeans 2023, che avremo il piacere di vedere durante la serata nel nostro schermo a lato palco. Ed ora godiamoci un RVM che ci racconta qualcosa in più su questa ridente cittadina. Baronissi è un comune italiano in provincia di Salerno, sito al centro della valle del Lirno, in una conca dove sorge il fiume omonimo. Nel territorio comunale si trova il parco naturale Dieci Mare. La costituzione del comune di Baronissi si deve a due importanti personaggi: Giuseppe Buonaparte, re di Napoli e poi di Spagna, e Gioachino Murat, generale francese e re di Napoli, che sposò la sorella di Napoleone nel 1797. Il primo abolì il sistema feudale, il secondo proclamò nel 1810 il comune di Baronissi. Un importante monumento e luogo di interesse è il convento della Santissima Trinità, la cui fondazione, secondo un'antica leggenda, risale al 1212, ma secondo studi approfonditi ai primi decenni del 400. Insomma, Baronissi è una terra ricca d'arte, di storia e ovviamente di una forte tradizione culinaria. Un applauso a Baronissi, che questa sera ospita la seconda tappa di Miss Sud. Grazie a voi giurati, che tra un po' verrò a conoscere meglio. E come ogni spettacolo, non può iniziare senza la sigla iniziale. Quest'anno pensata come omaggio ai ricchi e poveri, sulle cui note le nostre Miss faranno il loro ingresso, il loro bel balletto. Signore e signori, le ragazze di Miss Sud!